Ciao a tutti, finalmente riesco a registrare un video prodotti finiti del periodo, diciamo un po' di prodotti finiti. Lo so che non ci credete, ma non ci credo nemmeno io perché in effetti non finisco mai niente. Ho sempre un sacco di cose nuove in giro e non riesco mai a finire niente. Vabbè, comunque stavolta mi sono impegnata, ho preso la mia bella borsina, ci ho messo dentro pian piano le cose che finivo. E così almeno ne ho un po' qua. E ho finito anche una cosa di make-up, cioè una cosa eccezionale, mai successa, mai vista sul mio canale. Va bene, allora, iniziamo un po' con tutte le cose che ho qua. Salviettine struccanti. Ho finito queste qua di Bottega Verde. Sono le salviettine alla melagrana e con acqua micellare. E queste qui le ho portate via perché sono po' piccole, poche, insomma, non sono, è una confezione comoda. Ce ne sono, mi pare, una ventina dentro. E devo dire che erano le mie preferite, finché poi non ho scoperto delle salviettine migliori che costano anche meno. Ciao Lena! Vieni! Ehi, vieni qua! No, niente, mi guarda da laggiù, ma non ha intenzione di farsi vedere, vabbè. E quindi le ho utilizzate finché non ho scoperto queste qua di Wycon, che invece trovo migliori. Qui dentro ce ne sono 72 e costano una cosa tipo 5 euro, costano poco e mi piacciono molto perché sono ben imbevute di prodotto, quindi si riesce a struccarsi bene. Queste qua di Bottega Verde invece sono un pochino più asciutte, hanno meno prodotto, sono meno imbevute. E quindi magari devo utilizzare anche due, con questa invece ne basta una. Quindi queste sono al momento le mie salviettine preferite. Infatti ne ho già un altro bel pacchetto nuovo. Poi ho finito questa matita micro blending effect per la sopracciglia, che è quella di Wycon. Con questa mi sono trovata benissimo, mi è veramente piaciuta, proprio finita. Adesso sto quasi per finire quella di Nabla e quella di Benefit. Ma penso che poi ricomprerò questa perché veramente mi piace. Poi è proprio sottile, comoda da usare, per quello che serve a me va bene, è più che sufficiente. Poi per i capelli ho finito questi shampoo che sono praticamente uguali. Uno è vecchio, questo invece l'hanno un po', hanno cambiato il packaging. Sono di Bottega Verde, sono i BB, quelli Cream. Quindi sono quelli che contengono la cheratina, dovrebbe essere la cheratina, e sono rinforzanti contro la caduta dei capelli. Purtroppo adesso è anche il periodo della caduta dei capelli, quindi cerco di utilizzare dei prodotti che possano aiutare. Stavo guardando se c'era scritto qualcosa sugli ingredienti. No, sono scritti piccolissimi. Comunque, non ho notato una riduzione della caduta, purtroppo, ma questo è il periodo comunque in cui i capelli cadono tanto. Quindi speriamo che pian piano, ora sto usando il terzo, sempre di questi, quindi magari pian piano ce la facciamo, ce la faccio a ridurre un po' la caduta. Poi ho finito questo balsamo concentrato attivo, è quello di Biofficina Toscana. Già ve ne ho parlato nel video dei prodotti che utilizzo per i miei capelli. E poi anche questo è finito, adesso ne ho un altro quasi finito. Io ho preso anche il balsamo, quello alle bacche di Goji di Garnier, che mi piace molto, però sono ancora all'inizio. Poi, come detergenti per il viso, ho finito questo qua, che era della collezione Waterflower Magic. Non mi è piaciuto molto perché mi lasciava la pelle unta. Dava poi la sensazione di avere dell'olio sul viso, quindi secondo me non era adatto a pelli grasse. Poi ho finito questa maschera peel off di Wycon, che era quella olografica. Non mi è piaciuta molto perché si faceva poi fatica a staccarla, veniva via un po' a pezzettini, mentre ce ne sono altre, come per esempio quella di Glam Glow, che si riesce quasi a tirare via tutta intera. Questa invece si spezzettava, quindi poi facevo un po' fatica a toglierla tutta. Come effetto, ma non ho notato un effetto particolarmente visibile. Poi ho finito questo campioncino di Sephora, che
Questo è lo struccante, quello bifasico. Ne ho anche altri, questi danno sempre, sono campioncini che si trovano sempre in quelle box di Sephora. Infatti ne ho altri, e questo con detergente che funziona benissimo, soprattutto sugli occhi, sul mascara che si fa fatica a togliere. Quindi questo qua mi piace. Ora ho quelli piccoli, ma comunque ecco, potrei acquistare anche quello full size eventualmente perché mi ci trovo bene. Poi ho finito questo bagno doccia all'uva rossa di Bottega Verde, questo qua piccolino, era un omaggio, non è male, è un buon profumo. Poi ho finito questo olio per capelli, credo di avermene già parlato, l'olio OY, era anche questo qui anche nella mystery bag di London Loves Beauty. E mi piace molto, infatti vi ho fatto vedere in qualche video fa che ho acquistato l'olio rosa sempre uguale per corpo e capelli, e anche quello non mi dispiace, è un pochino più liquido, questo era un pochino più oleoso, un pochino più denso, quello è più liquido, però comunque è un prodotto che mi piace, questa marca mi piace perché veramente fa i capelli lucidi e toglie l'effetto crespo, quindi buono. Poi di Kiko ho finito questo, finalmente è durato una vita, lo Smart Hydra Shot Stick, che è uno stick per contorno occhi, finito tutto, e lo utilizzavo sempre la mattina quando mi alzavo, così proprio nel contorno occhi, è rifrescante, mi piaceva perché è un prodotto rinfrescante, quindi mi dava un po' di sollievo, no, al contorno occhi, però secondo me non riesce a sgonfiare per esempio le borse, i gonfiori non li sgonfia, però è molto piacevole perché è fresco. Quindi comunque col prodotto mi è piaciuto. Poi, tornando un po' a caso effettivamente, ho finito anche questo bagno doccia di Bottega Verde all'aloe. Questi sono omaggi che fanno sempre per provare nuovi prodotti. Anche questo qui, a me l'aloe non piace molto. Però insomma il profumo non era male, comunque buono. Poi, sempre di struccanti, ho finito l'ennesimo gel struccante di questi qui di Bottega Verde. Questo è quello alla Killaia. Non si legge neanche più. Gel struccante alla Killaia. Questo qui, quando era uscito la prima volta, struccava qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa. Io facevo la doccia, lo utilizzavo per struccarmi, quando uscivo dalla doccia non avevo più trucco, avevo il viso pulito. Poi non so cosa è successo, a un certo punto ho iniziato a trovarlo un po' meno efficace. Infatti ora lo uso come detergente per il viso, però non riesco comunque a togliere per esempio il mascara. Esco dalla doccia che ho tutti gli occhi tipo panda, mascara che si è sparso in giro dappertutto. Quindi deterge bene il viso. Per il trucco del viso sì, però per gli occhi no. Gli occhi no, devo struccarli prima con uno struccante adatto perché altrimenti veramente esco fuori con il viso tutto pieno di macchie, di mascara, di ombretti, di altre cose, insomma. Quindi è meglio come detergente, ma non è molto efficace come struccante. Poi ho finito questo profumo, chiamiamola acqua profumata, no, profumo, eau de toilette, una cosa del genere, insomma, profumo rinfrescante di Bottega Verde. Questo è la vaniglia nera, mi piace molto, e l'ho messo anche nei l'ho messo nel diffusore così per finirlo. Comunque sono cose che durano una vita, però il profumo era buono. E ho finito anche questo, che è una ricarica sempre di Bottega Verde, questa è essenza di gioia, anche questo qua da mettere nel diffusore. Questo qua è buonissimo perché era un profumo di vaniglia buonissimo, sembra un budino alla vaniglia, buonissimo. Poi per le mani ho finalmente trovato anch'io un sapone per le mani di Sien, ho provato questo qua che è Milk e Honey, finalmente, perché io non trovo mai niente quando vado da Lidl, e
E mi è piaciuto, è un po' liquido come sapone, però il profumo è buono, lascia le labbra morbide, quindi sì, mi è piaciuto. Se mi capiterà di tornare a Lidl per qualche strano motivo, magari ne comprerò un altro, ma io non trovo mai niente, quindi vabbè. Poi ho finito l'ennesimo sapone intimo, che è questo qua, Sagella Rosa. Io questo qua lo utilizzo da anni e non lo cambierei con niente, anche se è costoso, perché veramente è quello che non dà irritazioni, lenitivo, cioè veramente perfetto, lo usano anche i miei figli. Questo purtroppo è costoso, questo è da 500 ml, costa sui 15 euro e difficilmente fanno delle promozioni, degli sconti. Qualche volta Esselunga fa lo sconto, però comunque dura tantissimo, lo usiamo in tre. Prima, dopo i parti, mi era stato consigliato di utilizzare la saugella, quella verde, la saugella attiva, quella era più, non so come dire, era più intenso l'effetto che dava, perché comunque doveva appunto dare sicuramente un effetto antibatterico, insomma, dopo il parto. Poi invece ho iniziato a usare questa, che è la Polygiene, che questa è consigliata per uso quotidiano in menopausa, in caso di prurito e bruciore a tutte le età. Infatti è per questo che la usiamo, perché è veramente lenitiva, contiene camomilla, lenitiva ed emolliente, e quindi è quella che ci dà meno problemi, pH neutro, quindi la ricompro sempre. E sto usando anche da un po' di tempo il dentifricio alla vera. Anche questo qua è buono, è bio. C'è la versione quella senza menta, questo è la menta, lo preferisco perché lascia la bocca più fresca. E questo qua ho iniziato ad utilizzarlo perché ho notato che con tutti gli altri dentifrici, che sia Mentadent, che sia Zeta, insomma, probabilmente erano troppo forti per me, un po' aggressivi, e mi davano un bruciore al palato, prurito al palato, mi davano fastidio. Non ho ancora capito effettivamente questo problema da cosa dipenda, perché ho questo fastidio molto spesso, però ho visto che comunque la situazione è migliorata utilizzando questo dentifricio che contiene ingredienti naturali. Ho visto che rispetto agli altri dentifrici normali contiene appunto meno cose strane, meno schifezze, e quindi mi dà un beneficio, insomma, mi ci trovo bene e continuo ad utilizzarlo. Poi ho finito questo scrub che credo non si trovi più da nessuna parte, perché è andato a Aruba e è piaciuto tantissimo, ed era lo scrub, quello della collezione Ocean Field di Kiko. Il primo è finito, profumo buonissimo che ti fa sembrare di essere al mare, e è buono anche l'effetto che ha di peeling sulla pelle. La lascia morbidissima, e adesso ne ho un altro da usare. Cercherò di usarlo anche al più presto, perché poi in inverno queste cose non le utilizzo più, sono proprio cose più estive. Poi ho fatto delle maschere, stranamente, perché non sono proprio cose che faccio regolarmente, però ho provato questa per il contorno occhi di Sephora. Questa l'ho fatta proprio ieri sera. Molto rinfrescante, mi piace l'effetto fresco di questi patch sopra, cioè sotto gli occhi, il contorno occhi, però secondo me non ha fatto tantissimo, adesso che poi stamattina vedete che ho ancora un po' di gonfiore, cioè non mi sono svegliata con un viso da trentenne, non è successo questo miracolo. E quindi boh, non lo so, non so se è buona. Sì, è rinfrescante, quello mi è piaciuto. Però, oh, non so, come effetto veramente levigante del contorno occhi, mica tanto. Vabbè. Poi ho provato due maschere ai piedi, perché in questo periodo ho deciso che devo prendermi cura dei miei piedi, che diventano sempre più secchi, anche perché con l'età poi queste cose diventano un problema e diventano anche una sofferenza. E allora ho preso quello, i calzini, sono proprio i calzini, infatti non li avevo mai usati, mi chiedevo come fossero. Ho preso questi qua di Kiko, Softening Feel Mask per i piedi, e quindi sono appunto dei calzini, non sporcano perché si mettono, poi c'è la plastichina per chiuderli bene, si tengono su almeno un quarto d'ora, poi
Poi si tolgono, si massaggia un po' i piedi per far assorbire la crema che è rimasta e basta. È veramente una cosa che mi incuriosiva. E ho usato sia questo che questo qua di Sephora invece. Questo qua è la mandorla di Sephora. E non so quale mi è piaciuto di più. Forse mi è piaciuto di più quella di Sephora. Perché mi sembra che lasci i piedi più morbidi. Però anche quella di Kiko non è male. Pensavo facessero il miracolo, nel senso che proprio riuscissero proprio ad ammorbidire i piedi e a farli diventare come quelli di un neonato. In realtà no, sono, insomma, si ammorbidiscono, però dove ci sono le secchezze più grosse, la pelle più spessa, non riesce a ammorbidire. Infatti è da un po' che adesso utilizzo anche avete presente la pietra, così almeno riesco a grattar via un po' di quella pelle dura. E poi l'ammorbidisco con la crema. Oppure adesso ho ancora una di queste mascherine di Kiko per i piedi, quindi la utilizzerò. Però forse mi è piaciuta di più quella di Sephora. Più o meno sono uguali, però, ma se devo scegliere, magari ricomprerei quella di Sephora. E poi ho fatto questa maschera di Bottega Verde, questa è una maschera nera. Maschera nera in tessuto detox, effetto pelle libera, al carbone vegetale aloe, per pelli normali e miste. L'ho fatta, sì, buona, non male. Mi ha lasciato la pelle poi bella, bella, bella pulita, idratata, quindi non male, se mi capita la ricompro. Ultima cosa che vi dicevo, prodotto make-up incredibile, incredibile, non è mai successo. Ho finito un fondotinta. Ale, festeggiamo, domani nevica, assolutamente domani nevica. Che è questo qui? Forse è il fondotinta che mi è piaciuto di più in assoluto tra tutti quelli che io abbia provato. Non so come mai, ma con questo fondotinta io ho proprio un feeling incredibile. Che è questo? Il matte base di Revolution, Makeup Revolution, Revolution. È un fondotinta che riduce i pori, full coverage. E veramente una roba, cioè proprio mi ci trovo proprio bene perché riesce a tenere a bada la lucidità. Il colore è perfetto per me, io ho preso l'F5, ci sono diversi colori, diversi sottotoni. Io ho preso questo F5 che è perfetto, forse ce n'è ancora un goccino, ve lo faccio vedere. No, non esce più. Forse un goccino, vedete? Alta coprenza, rimane opaco, riesce a resistere a lungo e il colore è perfetto per me. Proprio, è veramente un fondotinta che si fonde benissimo con la pelle e quindi rimane naturale, ma soprattutto matte, che è quello che cerco io sempre perché basta un po' di caldo che mi si luce il viso e mi dà molto fastidio. Bene, questi sono i miei prodotti finiti. Addirittura sono riuscita a fare un video di 18 minuti e più soltanto facendovi vedere i prodotti che ho finito. Incredibile, veramente incredibile. Allora, adesso da ora in poi farò ancora così. Avrò la mia borsa e ogni cosa che finisco la metterò da parte, così riuscirò a fare anch'io questi video che tutte fanno e che io non riuscivo mai a fare. Bene, io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti che ho provato io. Adesso posso buttare via tutto e riempire il mio sacco della plastica, che la plastica non finisce mai. E quindi posso salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, non mancate. Io vi mando un bacio. Ciao!